cercare questi indirizzi, se serve, ti ricopi la sua mia comandante. Allora, la premessa. Ma io trovo importante questo evento, perché un gruppo di persone giugno scorso ha deciso di non delegare più alla tavola della pace la responsabilità delle iniziative contro la guerra. E da anni mancano iniziative forti contro la guerra. La marcia della pace va benissimo, ma la marcia della pace dove non c'erano cartelli generici contro la violenza, ma non ritirare le truppe dall'Afghanistan, nulla di concreto, non fermate le armi mandate in Siria, non bombardate la Libia, no, solo appelli generici, volemo se bene. Questo non è un tavolo della pace che porti alla pace, questo è un pretesto di assorbire le energie dei giovani per dirottarli da un attivismo più incisivo. Quindi non delegare più alla tavola della pace la responsabilità di iniziare le guerre, questo forum potrebbe essere un soggetto politico anche che sia una spinta, una scintilla per ridare ai giovani il loro diritto di capire il mondo in cui stanno, prendere posizioni e agire. La pace non parla di diritto internazionale. Se c'è un problema, se perché il ministero della difesa vuole spendere troppo per le F-35, ma figuriamoci, siamo tutti contro l'acquisto delle F-35. Ma la tavola non ha un problema con il ministero della difesa perché manda le truppe in Afghanistan, manda i mercenari in Siria, c'erano dei mercenari in Siria un anno fa, no, cioè la tavola non insegna ai giovani di guardare ciò che il proprio paese sta facendo all'estero. L'unico problema con il ministero della difesa non è che ammazza afghani, ma che spende troppo per farlo. Questo non è fare parte. Quindi un soggetto che sia capace di ridare al movimento della pace la visione anti-imperialista, che è l'unico che spiega il perché delle guerre e perché ci vogliono forse alle guerre. Prima di parlare dell'informazione locale, vorrei darvi due esempi di condizionamento mediatico dell'opinione pubblica nazionale, poi parliamo della possibilità di agire localmente. Vi anticipo, sono zero, e vedete perché vedendo quello che succede a livello nazionale. Prima gli Stati Uniti, poi l'Italia. Allora, come ben sapete, in agosto 2013 il Presidente Obama preannunciava il bombardamento della Siria, perché a suo dire il presidente Assad aveva violato una linea rossa invalicabile usando delle armi chimiche. Ma questa volta, stranamente, la martellante campagna per demonizzare il presidente siriano Assad e quindi per giustificare l'intervento militare, cioè la campagna per vendere la guerra come pace, per doppio parlare di cui Orwell ha parlato nel 1984, non ha funzionato. Non ha funzionato nei sondaggi negli Stati Uniti, ma anche in Italia, nei blog, nelle lettere ai giornali, e prevalse invece la contrarietà della gente a un bombardamento punitivo della Siria. E la gente voleva che ci siano trattative, negoziati, semmai. I progressisti in divisa, cioè quelle persone che pretendono di essere esponenti di sinistra, ma venivano in piazza prima dell'attacco alla Libia per imbonire le piazze con i loro ragionamenti interventisti, queste persone adesso
durante il processo Stati venivano fischiati a Roma, in un quartiere di San Lorenzo, non venivano più ascoltati. I governi incalzati dai pacifisti, i governi dei paesi principali, tramite quello francese, hanno alla fine scelto di distanziarsi da Washington. Quindi l'amministrazione Bush era nel panico più assoluto. Doveva mobilitarsi per convincere l'opinione pubblica della necessità del bombardamento. E cosa ha fatto? Il caso che vi presento oggi è una parte del dispiegamento di mezzi per convincere l'opinione pubblica di sostenere il bombardamento. Bene, questi signori qui che voi vedete sono i falchi dell'amministrazione, cioè le persone che i falchi dell'amministrazione hanno mandato in giro nelle TV, nei programmi radio, nelle redazioni di giornale, 22 esperti di politiche internazionali, tutti quanti per il bombardamento senza esitazione della Siria. Chi erano questi esperti, presentati quasi sempre come esponenti autorevoli, indipendenti? Beh, ecco qua per esempio, vediamo il generale a 4 stelle, ex capo di Stato Maggiore, Jack Keane, un ex direttore della CIA, General Hayden, ex ambasciatore ONU, il primo capo di intelligenza, Negro Ponte, il ex consigliere di sicurezza sotto Bush. Ora vi pongo una domanda: questi quattro persone cosa hanno in comune? Cosa li accomuna? Qualcosa di che riguarda ognuno, qualcosa particolare che ognuno ha? Repubblicani. Ovviamente tutti sono repubblicani, falchi e neocon. X. Una giornalista americana, Amy Goodman, ha notato che queste 22 persone erano tutti ex. E allora si è chiesto, ma perché non mandano le persone che occupano adesso queste posizioni? Sono tutti contro la guerra? No, alcuni sì, ma alcuni erano favorevoli. E allora si è posto la domanda, ma se sono ex dell'amministrazione pubblica, cosa fanno oggi? Ecco la domanda che si doveva porre e nessuno si è posto, mentre chi giravano nelle redazioni. Tutti e 22 sono componenti dei consigli di amministrazione delle maggiori industrie belliche statunitensi. Sono commessi viaggiatori delle industrie belliche. Quindi su 111 apparizioni in Las Vegas, solo 13 volte hanno menzionato il fatto che lavoravano per Raytheon, la Boeing. Le altre 98 volte sono stati presentati come autorità al di sopra delle parti. Vedete come l'hanno popolo americano, trovate la televisione, senti queste persone tutti concordi che bisogna bombardare, evidentemente ti convincono. Sentiamo uno di loro, questo signore qui, l'ultimo dei quattro che abbiamo visto qui, questo signore qui, perché è interessante, lui, bisogna sapere che lui è il direttore della divisione Missile Cruise dell'azienda Raytheon e che Obama ha promettito di usare contro la Siria proprio i Missile Cruise. La guerra in Libia è iniziata con un attacco di ben 166 Missile Cruise in 24 ore, ognuno costa più di un milione e 370 euro. E bisogna anche sapere che il signor Hadley non è soltanto il direttore della Raytheon, divisione Cruise, ma è anche azionista, possiede 11.000 azioni nell'azienda.
il cui valore è schizzato alle stelle durante l'attacco alla Libia, e che stava sedendo nel mese di agosto in anticipazione dell'attacco simile a Farone per la Regia. Questa è la voce autorevole che gira nelle redazioni della televisione imparziale per parlare della guerra. Ma la gente non lo sapeva, non chiedevano che cos'è questo signore. Ora, noi sappiamo che lui comunque è un neocon, quindi sarebbe per il bombardamento, perché è per la dottrina del dominio americano mondiale con la forza. Sappiamo che è pro Bush, che odia Obama, quindi sarebbe per la politica Bush di dominio militare. Però quello che il pubblico ha almeno il diritto di sapere è quello che questo signore fa per il suo lavoro. I giornali e la televisione non l'hanno detto. Sono 13 volte. E quindi lui è andato a Fox News, l'abbiamo visto adesso, poi al NBC News, che è il equivalente di Rai 1, CBS News, Rai 2, il giorno dopo a ABC News, Rai 3, il giorno dopo Face the Nation, che sarebbe come 8:30 di Rene Gruber alla 7, poi scrive per il giornale editoriale, ma giornale progressisti. No, giornale progressisti, mi raccomando, perché sentiamo un po' come parla. È in inglese, che lo traduco dopo così, però adopera una voce da progressista. In some sense, the Congress needs to act in such a way so as not to undermine the president. Senti questo pacato e riflessivo, non è quel fatto come durante Bush, questo strillava in piazza, ma adesso no, ma io penso che. The United States, so his credibility is undermined, the country's credibility is undermined, and I think that's an argument that people are beginning to think about on that. I can't believe it. Il nostro presidente Bush, la sua credibilità viene minata, e lui lo odia da morire, no? Ma il nostro presidente Bush, la sua credibilità viene minata, e noi dobbiamo. Noi dobbiamo salvarlo e restituire la credibilità dando il permesso di bombardare, perché lui ha detto che si attraversava la linea rossa, si doveva fare e si deve fare. Voi progressisti, almeno per Obama, mandate quei bombardieri. Da destra, da neocon parla così. Ma l'agenzia pubblicitaria che ha preparato questo signore ha fatto il capolavoro, l'ha trasformato da lupo in agnello in modo incredibile e mandandolo nelle reazioni, eccetera. Beh, il vero motivo per il quale non c'è stato il bombardamento, ovviamente non solo le manifestazioni in piazza, cioè l'arrivo delle navi da guerra russi e anche cinesi sulle coste. Però bisogna dire come qualcuno ha ricordato, Giuliano Chiesa ha ricordato che pur non essendo oceaniche c'erano delle manifestazioni, 70.000 in piazza San Pietro, mentre Giuliano Chiesa l'ha ricordato perché era con noi a Nuovo Roma, in un altro piazzo per i laici, che non volevano andare a casa San Pietro, e una centinaia di un anno fa non avresti avuto 10 persone, quindi già, certo, era un quindi non erano le manifestazioni oceaniche, ma qualcosa c'era, quindi il tentativo di disorientare l'opinione del pubblico americano non è riuscito. Tuttavia ci hanno provato e vi ho dato questo esempio per farvi vedere il potere
di fuoco dell'amministrazione quando vuole sguinzagliare i suoi commerci viaggiatori per vendere una guerra. Lo sa fare molto bene, domina interamente e non lascia scampo. E tuttavia, una giornalista ha detto, purtroppo, mesi dopo, doveva dirlo lì per lì, ma questa è una truffa, non sono membri dell'amministrazione che prendono posizione, sono, ripeto, commerci viaggiatori. E questa persona si chiama Amy Goodman, e vi voglio parlare di lei per un minuto. Ha fondato Democracy Now, che è il tipo di televisione che Giulietto Chiesa ha detto di voler fondare qui in Italia, ovvero sia un TG quotidiano realizzato a New York, finanziato da fondazioni e da sottoscrizioni nel ambiente di pubblicità, e ha una diffusione larghissima perché diversificata, 1200 emittenti locali, cioè praticamente ha organizzato dei gruppi di giovani volontari politicamente determinati a avere una informazione diversa, ad andare nelle stazioni delle loro città a dire abbonatevi a Democracy Now, nelle parti più retrivi degli Stati Uniti, in Tennessee, le stazioni più private e locali hanno detto no, anche se ci dà il programma gratis, non la facciamo vedere, è troppo di sinistra. Benissimo, ma in 1200 città, località, ci sono emittenti che lo fanno vedere. Inoltre, una grande novità, nell'anno 2000, dovuto a pressione dalla base, e lì c'era Clinton come presidente, quindi una buona cosa, almeno ha fatto, ha consentito il passaggio di una legge che dà un canale satellitare per programmi senza profitto di natura pubblico, quindi aveva adesso un canale satellitare che poteva utilizzare. Inoltre si è dotato di internet streaming e infine di recente un sistema di podcast, tu scarichi del tuo cellulare i programmi che hai perso, li puoi sentire in qualsiasi momento. È un enorme lavoro, quindi Giulietto Chiesa non sa quanto lavoro c'è, può fare la sottoscrizione, ma bisogna fare tutto questo per far funzionare, perché ovviamente le televisioni nazionali si opponevano alla creazione di questa rete, facendo tutto quello che potevano fare per simularlo. Ma è un lavoro che ha portato avanti e quindi abbiamo un programma dove ha potuto dire le informazioni che vi ho dato prima. Quindi ha scoperto che questi 22 commessi viaggiatori per la guerra in Siria erano tutti quanti persone che lavoravano per le industrie belliche. Il problema però è che non l'ha fatto tempestivamente e quindi il prossimo battaglio è di imparare a farlo subito, però è lei e un'altra persona, Gonzalez, sono due in redazione, quindi insomma tempi di preparare i programmi ci vogliono. Questo ci porta alla mia prima conclusione, ovvero siete la madre di tutte le battaglie e quella per il controllo sui media, e per i media intendo non solo TV, radio, giornale, ma anche musica, editoria, film, videogiochi sono diventati un mass media adesso che comunicano valore e educano, diseducano. Ora, per il controllo di questa media abbiamo da un lato un'economia, ovvero sia un conglomerato mediatico fatto di incroci azionari. In Italia abbiamo Finvest, sappiamo uno dei padroni, non sappiamo chi sono gli altri padroni, sappiamo che non è solo De Benedetti a capo della Repubblica, ma lui fa parte di un'altra cordata, perché i giornali sono troppo in sintonia, che cioè, qualsiasi cosa che succede, dobbiamo bombardare la Libia, tutto in sintonia, dobbiamo bombardare la Libia, che bisogna fare l'austerità, tutto in sintonia, cioè c'è un, come negli Stati Uniti,
una vasta concentrazione anche in Italia, ma non sappiamo che cosa. In America la titolarità delle aziende è più trasparente e quindi si sa che nel 1948 c'erano 400 imprenditori che possedevano le catene televisive o giornali eccetera, nel 1980 sono diventati 50 per via appunto di questi conglomerati o incroci azionari, e nel 2006 imprenditori dettano le notizie negli Stati Uniti, e quindi una concentrazione enorme, una potenza economica enorme, e una capacità di mobilitare, trovare le persone per mandare messaggi studiati bene e diffusi sincronia in tutto il paese. Contro questo Davide noi abbiamo poi sia in America sia in Italia media indipendenti, spesso non profit, slegati tra di loro, senza un coerente business plan, spesso pure sfoghi, ma anche i nostri gruppi di pacifisti si organizzano su criteri di sfogo personale, mi interessa fare questo, voglio fare quello, io. No, tu devi, se tu hai il business plan, tu devi partire di ciò che il tuo pubblico vuole sentire, costruisci quello per portarlo dove vuoi te, non fai quello che a te sembra la cosa che ti piace di più. Invece in questi media che esistono in Italia e in America sono tutti capi e contro i quadri utopistici, e quindi contro Golia non hanno nessuna possibilità di vincere. Loro ovviamente utopistici dicono noi troveremo il sassolino che messo nella pionda lo rovescerà. Sì, questo è successo una volta 3.000 anni fa, non mi pare che sia successo da allora, quindi non ho molte speranze che avvenga un'altra volta. Questo ci dovrebbe insegnare che dobbiamo dotarci di mezzi. Ora, per fortuna in Italia qualcuno si muove proprio in quel senso. Per esempio c'è Libre TV. Libre TV è un esempio di lotta alternativa per l'informazione. Giuliano Chiesa ha parlato di un'iniziativa che lui vuole lanciare, benissimo, ben venga, c'è spazio per tante iniziative. Giulietto ha menzionato anche un'altra cosa che io non sapevo francamente, che in Argentina avevano passato una legge, se ho capito bene quello che ha detto, che rende pubblico l'informazione, come tutte le informazioni devono essere pubbliche. Ma questa è una cosa grandiosa. Televisiva, però è una cosa grandiosa se fosse possibile. Questo consiglierebbe quindi di non dover mettere la mano alla tasca e finanziare un canale, non fare come Amy Goodman ha fatto negli Stati Uniti e trovare dei giovani che reclutano 1.200 emittenti locali. Cioè, tu esigi che l'informazione sia di per sé definito un bene comune come l'acqua, e quindi appartiene a tutti, e quindi non sia in mano ai privati, e sia gestito, come Giulietto diceva, da un organismo votato dalla comunità. In ogni modo, in attesa che ciò avvenga, già è partito la Libre TV di Jacopo Venier. Come vedete, è recentemente insieme come canale per il suo TV, un canale USB, un canale FIOM, c'è anche un canale CGL, CGL FIOM USB, nello stesso emittente. Come? Cercare ancora di Bertinotti. Ah, ok, se dobbiamo allargarci, c'è anche quello. C'è T-Sync che è presente, quindi offre una serie di canali. Mi pare che abbia un qui mostra con i tre modi di abbonarsi e di investire un'idea economica chiara. Ha un sistema di gestione
se la gente lo statuto, un modo di gestire l'impresa che è strutturato. C'è un'assemblea, ci sono gruppi locali, ma c'è anche il consiglio direttivo e un presidente, e quindi c'è un giusto, a mio parere, equilibrio tra quell'individualismo, io voglio fare, quindi c'è il gruppo di lavoro locale, lo puoi fare, e un consiglio direttivo che però dà un'impronta generale e consente la realizzazione del business plan. Quindi mi pare che in Italia qualcosa simile a quello che Amy Goodman ha fatto con il Democracy in Macau c'è, non potremmo sostenerlo. C'è il pisto di Conair, guarda quello che ha fatto il pisto di Conair, e per ora è solo una struttura embrionale, però è un tentativo di portare la televisione, creare una rete di soggetti che contribuiscono a una televisione nazionale. Qui siamo a, in questa scena qui siamo a Nicevi, il comune della Sicilia, vicino al quale gli Stati Uniti sta costruendo l'UOS, un sistema di controllo, dicono controllo telematico, ma forse anche per le guerre ad ultraggi. In ogni modo, dannoso per la popolazione. Questo impianto era così dannoso che quando lo stavano costruendo vicino alla base americana Sigonella, si sono accorti che quando andava in funzione poteva far esplodere le bombe sugli aerei sulla pista. E quindi hanno detto, caspita, che cosa potete fare ai nostri piloti? E quindi l'hanno spostato in un sughetto nazionale, fatto nazionale, lontano, dove c'erano intorno solo i siciliani di qualche villaggio, cammino scemi, chi se ne frega. E quindi questo disprezzo per la vita umana, perché hanno poi usato la mafia per garantire, dando gli appalti di costruzione per garantire l'obbedienza del comune, questo comune di scemi prima si era opposto perché la cittadinanza era contro la costruzione, rappresenta un pericolo per la salute. Poi il comune ha deciso, quando i camion americani dovevano entrare e non volevano che ci fosse una lotta tra soldati americani e popolazioni, questo fa cattiva pubblicità, quindi il comune ha mandato le sue macchine per aprire l'imbarco e consentire ai camion di entrare. Ebbene, quel giorno lì le mamme hanno invaso il consiglio comunale bloccando i lavori, un reporter Pislink era lì, e quello che vedete qui è il consiglio comunale bloccato, non solo, ma un altro reporter stava davanti ai cancelli dove i ragazzi venivano manganellati dalla polizia per far vedere in tempo reale, quindi vedete, e poi gli abitanti di Nicevi scrivevano qui in tempo reale i loro commenti, quindi in tempo reale di un commento, di un evento del consiglio comunale che noi vediamo in tempo reale, mentre che stanno guardando in tempo reale un evento non lontano davanti alle cancelli. E vi posso assicurare che scrivere una lettera a un consigliere comunale dicendo disapproviamo l'uso che voi avete fatto delle macchine del comune per aprire un barco è una cosa. Le mamme che strillavano in faccia ai consiglieri comunali dicendo vedete, quello è mio figlio che viene in mamma della lata, vedete, e voi l'avete calato, questo crea un tutt'altro effetto. Questo si chiama giornalismo in tempo reale, questo è il nostro traguardo. Questo non lo può fare un giornale, non lo può fare una lettera alla redazione di un giorno dopo, crea di effetto. Questo è un tipo di giornalismo che consente di attirare persone che seguono il tuo canale, il tuo web TV, perché trovano cose che non trovano altrove. Quindi adesso Pislink sta creando nodi, ha già creato nodi in diverse parti dell'Italia, e ha un sistema
già provato di redazioni editoriali di articoli e sta cercando di farlo adesso per la parte televisiva. Quindi in Italia qualcosa si muove per creare una televisione alternativa che abbia i criteri di associativismo, non individualismo, non io, ma tu sei sta cercando di creare nodi con altri gruppi ambientalisti, concreta, ma anche un business plan, ma insomma è un modello che potremmo sostenere. Di nuovo, non basta dotarsi di mezzi per denunciare le false informazioni, bisogna farlo tempestivamente e Barcellona è stato un esempio tardivo, quindi speriamo con pochissimi donner di poter fare le cose in tempo reale. Sì, ma questi sono suggerimenti, vedo che il tempo sta andando via, quindi per i giornalisti per poter fare, se si vuole avere un gruppo di attivisti per la pace e dotarti qualcosa che da pubblicare al giornale, bisogna che sia fatto subito, non tra 2 giorni e 3 giorni, scrivendo il documento e poi si passa ai compagni e lo approvano, poi si manda al giornale, il giornale forse lo pubblica, ma forse no perché ormai la notizia è vecchia, no, bisogna farlo subito, quindi bisogna avere un gruppo di lavoro che ha già liste create con contatti email, modelli di denuncia, proteste, azioni eclatanti da provocare, fonti di informazione con pagine internet già con bookmark, controlli per i giornalisti e se fosse possibile anche praticamente per gli apparecchi che consentono la registrazione continua di fonti, per esempio televisivi. Allora, siamo arrivati a tempo? Ok. Bene, allora il resto per la Dota Italia parlerò al prossimo convegno. Sì, ci vediamo a Roma e grazie della vostra attenzione.